Ciao a tutti, io sono Giulia e bentornati sul mio canale. Stavo dando una letta al mio libro di pozioni. Ovviamente non è quello del principe mezzo sangue, ma è la mia copia personale. Comunque non è di questo che vi voglio parlare. Come vi ho già anticipato, vi volevo parlare dell'edizione di Harry Potter and the Philosopher's Stone, quella per i 20 anni dell'uscita appunto di questo libro in Inghilterra. E vi avevo detto che mi dovevano arrivare anche le altre 3 case, oltre quella di Serpeverde che avevo comprato da sola. Quindi in questo video vi parlerò di questi libri. Fa caldissimo, infatti oggi sto con la coda, una coda orrenda, tra l'altro fatta proprio così al volo, però vabbè, sto morendo di caldo, non riesco a stare con i capelli sciolti. Comunque, iniziamo subito. Il primo libro che vi mostro è proprio quello di Serpeverde, che è quello che ho comprato io. Come vi ho già mostrato, al lato si vede il tema della sciarpa di Serpeverde. All'interno, però, ci sono delle illustrazioni. Lo stavo leggendo. Vabbè, ho letto 2 pagine. Ci sono delle illustrazioni e anche delle schede, insomma, di personaggi per quanto riguarda appunto Serpeverde. Quindi qui abbiamo Salazar Serpeverde. Scusate il mio cerotto, mi sono tagliata. Qui abbiamo altre cose per quanto riguarda la casa di Serpeverde, quindi tutti dati molto molto interessanti. Anche qui avanti, andando avanti, le reliquie, i fantasmi, anche vediamo il fantasma della casa di Serpeverde. Qui c'è la mappa di Hogwarts che è presente in ogni versione, in ogni libro. E poi inizia con quel libro e alla fine invece abbiamo altre illustrazioni. Qui c'è una specie di Hogwarts Quiz che è in tutti quanti i libri. Questa qui dovrebbe essere l'entrata della sala comune di Serpeverde. Appunto, sala comune. E poi inizia a parlare degli studenti. Qui c'è Draco Malfoy. Andando avanti c'è Tom Riddle, Bellatrix, Piton e c'è un'illustrazione di Piton. Bellissima. È un'illustrazione fantastica. Ok, quindi io quando ho comprato Serpeverde ho capito che gli altri libri avrebbero avuto delle illustrazioni e delle schede di personaggi diversi. Passiamo a Grifondoro. Grifondoro ha appunto il tema della sciarpa gialla e rossa. All'inizio abbiamo qualche cosa riguardante la casa di Grifondoro, la mappa, come quella di Serpeverde, ma quelle importanti sono alla fine, perché abbiamo appunto qui la signora Grassa, quindi l'entrata della sala comune di Grifondoro. Ok. Gli studenti, Harry James Potter. Qui abbiamo Hermione Granger, Ronald Weasley. Non ci sono illustrazioni, soltanto scritte. Silente, Dumbledore, Minerva McGonagall, che sarebbe la nostra McGranit, e infatti qui lei è illustrata. Corvo Nero. Corvo Nero ha la sciarpa blu e sull'arancio giallo ocra. All'inizio abbiamo sempre qualcosa per quanto riguarda la sala di Tasso Rosso, il fantasma. Ah, non vi ho fatto vedere il fantasma di Grifondoro, dopo lo prendo. Sempre la mappa. Abbiamo il quiz, l'entrata della sala comune di Corvo Nero. Luna Lovegood. Mirtilla Malcontenta. Gilderoy Lockhart, e poi abbiamo il professor Filius Flitwick. Io credo che quelli illustrati, come questo qui, siano i professori di ogni casa, i capi professori. Infine abbiamo Tasso Rosso, che secondo me è il più bello di tutti. Meraviglioso. Quindi all'inizio abbiamo appunto Helga Tasso Rosso.
sempre qualcosa per quanto riguarda la casa di Tasso Rosso e il fantasma. La mappa di Hogwarts, il classico quiz. Questa è l'entrata della sala comune di Tasso Rosso. In effetti il fantasma ha una bella panza. Poi abbiamo ovviamente il mio Cedric Diggory, la scheda di Cedric. E qui abbiamo la professoressa di erbologia, la Spry, qui si chiama Sprout, vabbè, più o meno ci siamo, insomma. Che è la professoressa di Tasso Rosso. Mi sono accorta che qui dietro c'è il fantasma di Tasso Rosso. Quindi adesso, dato che mi sono dimenticata di farvi vedere la Corvo Nero e dietro c'è il fantasma. Cosa non vi avevo fatto vedere di Grifondoro? Ah, il fantasma. Il fantasma. Vabbè, Godric Grifondoro, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere. Ho la memoria corta. Mi sono già dimenticata quello che vi ho fatto vedere. E qui abbiamo il nostro Nick quasi senza testa, fantasma di Grifondoro. Poi, ovviamente, all'interno i libri sono tutti uguali. E ogni capitolo inizia con delle stelline carinissime, cioè una cosa molto semplice. Non voglio aprirli troppo, però, perché non mi va di rovinarli, quindi prendiamo il primo capitolo e ci sono queste stelline intorno alla scritta all'inizio. Vabbè, una cosa tranquilla, ogni capitolo è fatto così. Comunque, la caratteristica stupenda, la più bella di tutte di questi libri è che all'interno ci sono tutte queste storie dei fantasmi, dei fondatori, di alcuni studenti importanti. Quindi io mi leggerò subito la scheda di Cedric perché è il mio personaggio preferito. E ecco qui Nick quasi senza testa. Ok, Peppe Verde. Mamma mia, è inquietante anche in questo disegnino. Vediamo se riesco a farvelo vedere bene qua. La mia casa. Bene, questi qui erano i quattro libri della Pietra Filosofale in inglese per il 20° anniversario appunto dell'uscita di questo libro in Inghilterra. Io spero che usciranno anche i prossimi, quindi magari il prossimo anno mi comprerò la Camera dei Segreti, così sarò sommersa da libri, libri e libri di Harry Potter. Non so dove li metterò, già qui dietro sono piena di cose e sicuramente dovrò prendere un altro buco perché non basta lo spazio. Poi io spero che vi siano piaciuti, quindi comprateveli, almeno compratevi la vostra casa, almeno quella perché sono davvero bellissimi. Io all'inizio volevo soltanto la mia casa, solo che poi ho visto questa cosa delle illustrazioni, quindi il mio ragazzo me li ha regalati. E sono stata contentissima, figuriamoci. Ok, con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!